Ma sì, un programma ricco di eventi che si innesta sul contenitore importante delle luci d'artista. Oggi presentiamo una serie di eventi importanti di arte e ci vengono promossi da Giuseppe Gorga e Olga Marciano, due artisti salernitani che ci hanno chiamato in causa per una serie di eventi che porterà l'anno prossimo ad una biennale a Salerno nel mese di ottobre. Noi siamo molto grati a questi due artisti anche perché due anni fa furono con somma soddisfazione per Salerno presenti alla Biennale di Firenze con alcune loro opere. Fu la prima occasione in cui esportammo pubblicamente il logo di Vignelli, il brand turistico. Sì, diciamo che è la prima volta che si parla di una Biennale d'arte contemporanea a Salerno. Sono stati fatti tantissimi eventi, tutti finalizzati al mondo dell'arte, soprattutto negli ultimi anni. Cioè c'è stato un pullulare di iniziative, soprattutto nel mondo della pittura. I salernitani e la provincia di Salerno sono molto molto portati per l'arte, quindi partecipano ad eventi e organizzano eventi relativi all'arte. Noi abbiamo utilizzato quest'idea della Biennale perché qui a Salerno ci sono tantissime iniziative, ci sono tantissime cose che si stanno facendo soprattutto negli ultimi anni. Molte iniziative d'arte, tra cui anche quelle che abbiamo organizzato noi negli anni passati, come il premio sui rifiuti, però Biennale d'arte, il marchio Biennale non c'era ancora. Avendo avuto delle esperienze personali, insomma, come Olga Marciano e come Giuseppe Gorga, l'architetto che lavora con me, abbiamo pensato di portare questo evento di grosso spessore culturale e sociale a Salerno. Dico sociale perché, oltre che turistico ovviamente, sociale perché tratterà di un argomento molto forte, molto sentito ed è intitolato Danni di donne, una, nessuna e 100.000, proprio perché riguarderà tutto il mondo della violenza sulle donne, ma non soltanto intesa come stalking o come violenza fine a se stessa, ma parliamo di danni a donne dovuti anche all'immigrazione, ai problemi delle donne che vengono dall'estero, i problemi delle donne che lavorano in Italia, eccetera, eccetera, tutto quello che è il mondo della donna, a 360 gradi.